Trovati gentili telespettatori per questa edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia, telegiornale che apriamo con un'intervista al vicepresidente della regione Bolzonello, il quale ci parla di strategie, policy e progetti delle regioni italiane a supporto delle start-up innovative. Vediamo. C'è un ecosistema che è molto molto importante, coeso e capace di sfruttare al meglio quelle che sono le opportunità che arrivano e dai fondi che siano comunitari, statali o regionali e dalle iniziative di quelli che formano questo ecosistema, le nostre tre università da una parte, il sistema dei parchi scientifici dall'altra, cioè con Area Science Park e i quattro parchi territoriali, quello che sono le capacità delle nostre imprese, quello che anche la regione, il pubblico mette a disposizione attraverso alcuni strumenti, il rilancio imprese è uno di questi, ma poi anche gli strumenti che vengono declinati. Tutto questo ci permette di essere in questo momento uno dei territori, per quanto riguarda le start-up innovative, più interessanti. Siamo le poche regioni, anzi le due sole regioni italiane all'interno delle regioni europee con la capacità di innovazione maggiore, Friuli Venezia Giulia da una parte, Piemonte dall'altra, e all'interno delle start-up innovative italiane abbiamo due territori che sono fra i primi 10, Trieste al secondo posto e Pordenone al nono posto. Voi capite che quindi questo è una partita da giocare fino in fondo e dove dobbiamo continuare ad avere non solo grande attenzione ma anche capacità di cogliere opportunità che avvengono attraverso confronti, attraverso possibilità di accedere ad idee, a fondi. Quando parliamo di start-up, o nascono perché all'interno del sistema produttivo realmente ci sono idee, eccetera, eccetera, o pensare che la politica faccia nascere start-up perché fa una legge o perché fa un qualcosa di particolare è veramente utopia. Noi dobbiamo mettere in condizione gli imprenditori di lavorare al meglio, con meno problemi possibili, avendo fondi, soprattutto per le start-up innovative, in grado di far uscire queste idee. Ancora una terribile tragedia della depressione con un uomo che in un momento di profondo sconforto si è tolto la vita nel giardino della sua casa tagliandosi il collo con la motosega. Il dramma ieri, lunedì 13 marzo, in un paese del Friuli Collinare, vittima di questa insidiosa malattia, un uomo di 72 anni di età. Da tempo l'anziano non stava bene, aveva anche chiesto aiuto e lo aveva ricevuto dalle famiglie e dalle strutture assistenziali, ma purtroppo il grave disagio che lo tormentava è peggiorato. Così disperato il pensionato ha deciso di farla finita. Non visto ha impugnato una motosega e si è tagliato il collo morendo dissanguato. Inutile l'intervento per tentare di salvarlo, il suo corpo è stato trovato ormai senza vita. E ci spostiamo adesso a Trieste, un servizio che fa riferimento all'ambiente. Con Trieste Libera andiamo a vedere un documento sull'inquinamento del fiume Timavo. A Trieste l'inquinamento ambientale ha assunto livelli preoccupanti e non solo a causa della ferriera di Servola. Le associazioni Green Action e Trieste Libera organizzano una serie di uscite al complesso di discariche del Carso Triestino per far conoscere la fonte principale dell'inquinamento del fiume Timavo. In queste discariche sono seppelliti da decenni rifiuti tossico-nocivi, idrocarburi e fanghi industriali, che continuano a tutt'oggi ad infiltrarsi nel terreno fino a raggiungere ed avvelenare il Timavo. A partire da domenica 5 marzo, i cittadini possono accedere a visite guidate al sistema di discariche, tuttora pericolose. Buona l'affluenza di pubblico alla prima uscita, nonostante il tempo inclemente. Parliamo
parliamo adesso di lavoro, Overtel sceglie la strada della non opposizione al licenziamento. Questo è il primo accordo raggiunto nella trattativa relativa agli esuberi nei call center che lavora per BOF Trust e che ha una delle sue sedi a San Vito. Trattativa proseguita ieri a Bologna dopo che il tavolo aveva preso avvio 2 settimane fa, il 27 febbraio. L'ipotesi prospettata nelle scorse settimane prevederebbe 30 esuberi tra i 115 dipendenti di San Vito, ai quali se ne aggiungono ulteriori 40 nelle altre sedi italiane. Il tavolo convocato ieri ha portato appunto all'accordo sulla formula della non opposizione al licenziamento, ossia a un percorso che preveda solamente uscite volontarie sulla base di incentivi all'esodo che sono tuttavia ancora in fase di definizione. Sul tavolo anche la disponibilità da parte dell'azienda a dare risposta alla richiesta arrivata dalle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori di un piano di rilancio. Si tratta tuttavia di una trattativa aperta che proseguirà sempre a Bologna il prossimo 21 marzo. Adesso andiamo a Brugnera, sentiamo un'intervista del nostro Luca Curtarelli al sindaco Moras a proposito della Festa dell'Arenga, una manifestazione questa che ha riscosso un notevole successo. Ivo Moras, sindaco di Brugnera. Allora, qui questa serata mai Festa dell'Arenga. Giovedì sera tantissima gente, insomma un successone dovrei dire. Sì, certamente un successone, tutte le cose organizzate bene sicuramente poi hanno il successo che meritano. Qui i ragazzi lavorano bene, il presidente Elia è un presidente che sa organizzare le cose, ha uno staff molto adeguato e questa festa serve anche a finanziare la squadra e fare in modo che continui a rappresentare il territorio nella Serie D. È ovvio che questo è anche un'unione di intenti perché ci sono moltissimi volontari, moltissimi compaesani, perché anch'io risiedo qui a Tamai, che lavorano per il bene di tutta la comunità, ma il bene della squadra, e danno un esempio di come l'unione fa la forza, di come insieme si possano ottenere risultati che vanno al di là di un paese piccolo come Tamai, che ha 2300 anime, ma riesce a essere in Serie D ormai da 15 anni e più. Sindaco, parlando di Brugnera, del comune, l'amministrazione come sta andando? Sta andando bene, io nel 2014 ho deciso di correre da solo con una lista civica supportata da Lega Nord e Fratelli d'Italia. Ho dei ragazzi giovani, il motto era esperienza e novità, l'esperienza di chi come me viene da un decennio di amministrazione e novità per tanti giovani che hanno voluto aderire ad un progetto nuovo di governo. Stiamo andando bene, stiamo portando avanti i nostri obiettivi, abbiamo molte opere che abbiamo realizzato e ne stiamo realizzando altre, siamo riusciti anche attraverso un lavoro sinergico con le associazioni locali, con gli altri enti quali le scuole, a fare in modo che determinati obiettivi di crescita dei bene comune possano essere condivisi e possano anche trovare, come si dice, l'aiuto e l'opera di tutte le persone che vogliono fare in modo che il futuro sia nostro attraverso un impegno costante. Noi lavoriamo per questo, abbiamo Villa Varda che è uno spettacolo e un gioiello di questo comune, abbiamo ottenuto un finanziamento da parte di una ditta locale, ci ha dato 600.000 euro, l'abbiamo rimessa a posto, stiamo accogliendo iniziative culturali, abbiamo la sistemazione delle strade, non solo, le scuole. L'impegno che ci mettiamo è un impegno pluriennale, è già pianificato e sicuramente riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo preposti in questo periodo. Senta, una nota dolente se vogliamo, il lavoro, no? Il mobile è stato colpito qualche anno fa da una crisi nera, come sta andando adesso? Adesso c'è un'inversione in tendenza, lo dicevo anche ai vostri colleghi, perché io noto oggi che le aziende rispetto al passato vengono a chiedermi se ho dei giovani da inserire nel loro organico. Questo significa che ovviamente le aziende, per una legge di Darwin, quelli che sono rimaste sono capaci di affrontare i periodi di crisi e sanno anche andare oltre, hanno investito molto. Abbiamo dei gruppi molto forti nel settore del mobile, stanno
recuperando il tempo perso, ma anche quelle fette di mercato che erano scomparse nel passato. Vedo anche nei servizi sociali che c'è una richiesta minore rispetto al passato, e questo denota che le persone, avendo oggi maggiori entrate, hanno meno difficoltà ad affrontare il presente e anche a programmare il futuro. Nei giorni scorsi, presso l'Istituto Statale di Istruzione di Lingua Slovena, a Ankara, del comune di Gorizia, si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell'ambito della quinta edizione del progetto. È un'iniziativa che trae origine da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzata a promuovere, nell'ambito dell'insegnamento cittadinanza e costituzione, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. L'intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni fino anche alla contraffazione, nonché dell'uso dello spaccio di sostanze stupefacenti. E con questa notizia, gentili telespettatori, finisce quello che è il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.